E allora siamo tornati di nuovo in onda con A Tu per Tu. Sapete che il mio ospite stasera è Maurizio De Giovanni. E con Maurizio iniziamo anche un flashback che noi proviamo a fare ogni puntata con i miei ospiti. Maurizio, ho detto di quando ci siamo conosciuti ormai qualche anno fa, però mi piacerebbe capire di più e meglio il ragazzo Maurizio De Giovanni. Che ragazzo era? Che ricordi hai della tua infanzia? E quanto poi quella tua infanzia e la tua adolescenza hanno ovviamente, come immagino, tanto inciso sull'uomo che sei oggi? Mi chiedi un esercizio archeologico. Dobbiamo risalire, dobbiamo risalire al Neolitico. Vabbè, sorte. Sei giovane, sei ancora ragazzo, okay. Te lo posso dire. Allora, io ho avuto un'infanzia molto felice. Sono stato, ero solo il primogenito di una famiglia molto unita. Abbiamo perso i nostri genitori strada facendo, purtroppo. Mia madre un anno fa, mio padre avevo 23 anni, quindi sono ormai molti anni. Con i miei fratelli abbiamo un legame fortissimo. E siamo, non passa giorno che non ci sentiamo tutti. Ognuno di noi può contare sugli altri, che è fondamentale. Cosa che non, non noi diamo un po' per scontata, ma non lo è. Non lo è. Non lo è affatto, e quindi ho avuto un'infanzia molto bella. Ho vissuto nella città che amo, in cui sono nato. Abbiamo avuto momenti difficili come tutti. Più si allunga la vita, più i momenti difficili aumentano. Certe perdite non sono assenze, perché certe perdite rimangono nel cuore e come tu sai, continuano a far parte di noi. Sempre. No? Io parlo con mia madre molto più adesso di quando lei c'era, quindi questo è molto fisicamente. Bello. Questo è molto e bello. Quindi questo è sicuramente vero. Non saprei dirti qualcosa di brutto, sinceramente. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, ma soprattutto di ordine economico, dopo la morte di mio padre, che alla quale nessuno di noi era preparato, però abbiamo trovato molto nella coesione, nell'affetto e nel sostegno reciproco la forza di andare avanti, quindi va tutto bene poi alla fine. Poi torneremo sul tema della coesione, perché ovviamente un tuo commento su questa lungo tunnel della pandemia, anche sugli effetti e le conseguenze che ha avuto sul piano economico, sociale, direi anche proprio antropologico, lo vorrei. Il momento ti sembrerà banale forse come domanda, e mi scuso, ma il momento in cui hai capito che questo sacro fuoco della scrittura sarebbe diventato il tuo lavoro principale? Perché ricordo a tutti, Maurizio De Giovanni non nasce scrittore. No, Maurizio De Giovanni nemmeno è stato sicuro di esserlo. Poi alla fine è uno scrittore. Perché, come tutti i grandi lettori, io sono uno che legge tanto e che non potrebbe mai fare a meno della lettura. Come tutti i grandi lettori, ho una visione mitologica dello scrittore. Cioè, per me lo scrittore era uno dotato di un talento speciale assolutamente inarrivabile. Quando mi sono trovato, per circostanze strane, e alla soglia dei 50 anni, quindi ormai da grande, a scrivere e ad avere, a cominciare a rendermi conto che dalla scrittura poteva venirmi un ritorno che mi consentiva di vivere, e poi di vivere bene, poi di vivere benissimo, e poi di vivere meravigliosamente e di poter anche provvedere ai miei cari, questa è stata una notizia che mi ha lasciato sorpresissimo, e tuttora io mi prendo i complimenti quando me li fanno, però ti dico sinceramente che mi sembra di essere pagato per respirare, sostanzialmente, cioè nel senso che questo è molto bello, a me non tua. Io devo essere onesto, non ho nessun tipo di fatica nello scrivere, nell'immaginare storie, nel metterle su carta, nello scriverle per il cinema o per la televisione, o per il teatro, cioè non la vedo, non ho nessuna difficoltà. La difficoltà c'è nella promozione. La promozione è una cosa molto stancante, implica dei viaggi, implica dei movimenti, implica anche dei sacrifici, delle rinunce alle cose che vorresti fare, alle cose che ti piace fare. Ma la scrittura in sé è di una semplicità estrema, quindi. Però quanta bellezza c'è nel vedere
quanta, scusate se ripeto due volte la stessa cosa, quanta Napoli c'è in Italia e nel mondo. Io lo so perché ha partecipato a questa serata una cara componente della mia famiglia. Mia zia, tu sei stato a Padova, ma tu giri l'Italia, giri l'Europa. Quanta Napoli c'è in Italia e nel mondo? Tantissime. C'è moltissima Napoli, dovunque. Parliamone. Io che tu sai, ho una certa qual simpatia per il Napoli calcio. Insomma, diciamo una certa qual simpatia. Mi è capitato di vedere la partita al Napoli Club Buenos Aires, al Napoli Club Shanghai, al Napoli Club San Pietroburgo, al Napoli Club Dublino, io ho visto al Napoli Club Parigi, cioè io ho visto le partite in questi Napoli Club, incontrando spesso, soprattutto in altri continenti come in Asia o nell'America Latina, ragazzi che Napoli non l'avevano mai vista. Napoletani della terza generazione, della quarta generazione, ma legati, che non parlano nemmeno italiano, ma legati alla città, legati attraverso la squadra, innamorati di questo posto. Quindi Napoli è una società segreta che ha componenti in tutto il mondo e che tu trovi con estrema facilità dovunque. Io ho avuto modo di essere accolto e abbracciato con affetto da napoletani che si trovavano nei posti più strani e meno immaginari, meno immaginabili del mondo. E ciò nonostante mantengono un legame fortissimo con l'identità della città e la coltivano. Quindi questa è anche una responsabilità, sai, per noi napoletani. Per noi che raccontiamo Napoli in qualche modo, lo fate voi attraverso i canali televisivi, lo facciamo noi nei romanzi, lo fanno gli scienziati girando il mondo, lo fanno gli attori rappresentando Napoli. Noi dobbiamo ricordare che parliamo a tanti napoletani nel mondo che ci sono, che sono presenti e che non dimenticano mai di essere napoletani. Questa è una cosa molto bella che tu hai detto, perché il fatto che Napoli è una città mondo è vero, ma che nel mondo c'è tanta Napoli altrettanto vero, è una delle cose che ci rendono famosi in tutto il mondo, è la nostra musica. Quindi io chiedo a Federica e ad Andrea di esibirsi nuovamente per te, anche perché questa volta ti devono fare una dedica che speriamo che apprezzerai. A voi ragazzi. I'm waiting for a man.
Bravissima, bravissimi, ogni volta è un'emozione. No, sono lasciami dire che sì, sono ammirato. Sì, è vero. Sono Andrea e Federica, sono di una raffinatezza, di unica, un talento e di una preparazione veramente incredibile. Guarda, detto... Poi, queste canzoni non possono essere fatte con facilità. Farle bene è veramente di pochi, è veramente complimenti di cuore, grazie a te per questo regalo bellissimo. Grazie a te che apprezzi e grazie a Federica e Andrea che anche quest'anno sono al mio fianco perché sono un grande valore aggiunto per questa trasmissione. Il tempo con te vola, caro Maurizio. Io ho, allora facciamo un altro, ci spariamo subito le cartucce, diciamo, emozionali, e quindi adesso mi giunge voce dalla regia che c'è un contributo filmato per Maurizio De Giovanni. Vediamo se il mio grande regista Mario Albano riesce a farcelo vedere qui in bassa frequenza, così poi lo commentiamo insieme. A te, Albano, forza! Un pregio di Maurizio De Giovanni, questa è dura dirla. Diciamo che quello che viene in mente subito è la generosità. Maurizio non si tira mai indietro quando gli chiediamo di essere presente agli eventi, e ne facciamo tanti, di eventi di solidarietà, di beneficenza. Mai una volta lui ha detto di no, anzi, devo dire che ultimamente, a proposito del nostro evento di visite gratuite nelle piazze, ha detto che lui verrebbe anche solo a spostare le sedie, quindi certamente non posso che dire che come pregio è una persona estremamente generosa. Un simpatico difetto, non penso che sposterebbe mai quelle sedie, perché credo che lui sia di una pigrizia veramente enorme. Cioè, non detto, io gli mando tanti baci. Meravigliosa Anna Maria Colao, che neanche a farla apposta sarà ospite della prossima puntata di A Tu per Tu. Sei pigro, Maurizio? La Maria è spettacolare, quindi lasciami dire innanzitutto che è spettacolare. Sì, temo di essere abbastanza pigro, che detto di uno che scrive 4 libri all'anno, più 2 commedie, più 3 sceneggiature, più tutta per le la serie, promozione, più gli articoli, più tutta la promozione, sembra strano. Però diciamo che tendenzialmente Anna Maria mi rimprovera la perenne ritrosia all'esercizio fisico in generale. Ha ragione, cercherò di riparare a questo. Per quanto riguarda la generosità, non è vero. Io in realtà la generosità è sua, perché organizzare certe cose veramente per aiutare la gente che non può permetterselo, per ricordare alla gente che la prevenzione viene prima di qualsiasi forma di terapia, è una cosa eroica, per cui starle vicino, starle al fianco
è, credo, il minimo per chiunque abbia un minimo di coscienza sociale. Sì, io condivido totalmente con te l'analisi. Mi fa particolarmente piacere che Anna Maria sarà ospite dopo di te, perché raccontare Napoli è molto complicato per me da due edizioni a questa parte. Quando ho la fortuna, il piacere e l'onore di avere amici come voi che mi vengono a trovare, questo compito mi risulta meno arduo, un compito a cui non posso fare a meno di assolvere la pubblicità, naturalmente, però non cambiate canale, pochi minuti, saremo ancora qui per l'ultima parte dell'intervista con Maurizio De Giovanni, a fra poco.